Un risultato positivo, negativo, come valutate l'incontro con Tavares? Diciamo un risultato positivo anche perché in poche settimane abbiamo fatto un secondo incontro con l'amministratore delegato, dove oggi sono emerse delle novità importanti sia per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro, che sono cose che avevamo già chiesto la volta scorsa, ma soprattutto per il rilancio di stabilimenti dove sono stati annunciati anche nuovi modelli, praticamente modelli ibridi, tra cui su Mirafiori e sullo stabilimento di Melfi. Stiamo attendendo anche quello che potrebbe arrivare anche sullo stabilimento di Pomigliano, dove il tonale avrà vita fino al 2027, quindi anche su Pomigliano potrebbe arrivare un altro nuovo modello che potrebbe essere sia elettrificato che sia ibrido. Sostanzialmente l'incontro è positivo, adesso c'è bisogno di mettersi tutti quanti intorno a un tavolo, Stellantis, coperto in organizzazioni sindacali, per definire un protocollo che dia seguito a quello che è stato già avviato nei giorni scorsi, nei mesi scorsi dal governo. C'è una richiesta abbastanza diretta all'impegno del governo anche, insomma, quindi una rendere un po' più strutturali questi incentivi. Sì, c'è bisogno che il governo intervenga con gli incentivi perché Stellantis ha bisogno degli incentivi, quindi siamo nella direzione giusta per cercare di creare le condizioni, per questo c'è bisogno di fare questo tavolo ministeriale per definire il tutto.